A partire dagli anni 70, il mondo occidentale è stato colpito da un'onda rivoluzionaria fatta di immagini, luci e suoni. Sto parlando della cultura pop giapponese, fatta di anime, manga, videogiochi e fantascienza tecnologica. Probabilmente non c'è stata un'altra nazione che ha cambiato pelle così velocemente nel secondo dopoguerra come il Giappone, sia dal punto di vista interno che di reputazione internazionale. Ci siamo innamorati dunque di questo mondo esotico attraverso l'intrattenimento, ma ben presto abbiamo capito che c'era molto di più. E si è aperta non una finestra, un portone su un paese di culture e tradizioni millenarie, unicità naturalistiche e progresso esponenziale. Il fascino del Giappone così riscoperto ha fatto sbocciare come un fiore di loto la curiosità appunto su quella che è la storia di questo paese, quali sono le sue origini, perché ovviamente il sollevante di oggi è la conseguenza della sua infanzia, della sua giovinezza, della sua prosperità e dei suoi momenti di oscurità. Per fare questo video ho letto fonti, ho guardato video, ho riassunto delle cronache, ho schematizzato degli eventi, in modo da creare un compendio dell'intera storia del Giappone dal primo piede messo su quella terra di nessuno fino ad oggi, attraverso 9 eventi principali, dei turning point, dei giri di boa, insomma. Il tutto spiegato in modo semplice e mirato, seguendo un filo conduttore diretto con l'obiettivo di, a video finito, averti consegnato fra le mani un bagaglio figurato ma autentico della storia del Giappone, per tua cultura personale e pure per convincere e perché no sorprendere della tua erudizione sul tema non solo i tuoi commensali e compagni di chiacchiere, ma pure un giapponese stesso che andrà in brodo di giuggiole o ancora meglio andrà in brodo di miso. Ma ora basta con i convenevoli, iniziamo con le cose serie. Via! Le prime migrazioni. Sorpresa per qualcuno, vietà per altri, i primi uomini a mettere piede in Giappone erano parte di flussi migratori fra i 30 e i 40 mila anni fa. Sì, perché non è che i giapponesi sono apparsi dal nulla come Pokémon d'erba alta. Non sappiamo proprio super precisamente chi furono i primi, ma le teorie più accreditate, sostenute da riscontri del DNA, ci dicono che furono tre i gruppi principali arrivati, favoriti dal fatto che le isole a nord e a sud erano collegate da ponti terrestri ed erano formate appunto da piccoli gruppi di uomini all'inseguimento di grandi branchi di animali. Queste migrazioni sono state da Taiwan alle isole di Okinawa, dalla Corea al Kyushu e dalla Russia all'Hokkaido. Una prova odierna di queste migrazioni, ad esempio, sono gli Ainu, tutt'oggi ancora vivi, discendenti dei popoli del territorio russo che presentano però caratteri estetici propri di uomini di ceppo siberiano, come anche tradizioni e cultura. Questi nomadi hanno poi vissuto per migliaia di anni in isolamento, visto appunto il distacco del Giappone dal continente, e vivevano sostanzialmente di caccia, raccolta e qualche insediamento di fortuna. Questo periodo è chiamato Jomon in riferimento a vasi di ceramica caratterizzati da motivi a cordicella, datati a partire da circa 15.000 anni fa, e che ci fa sostanzialmente capire che questi popoli erano rimasti bloccati nelle isole giapponesi e quindi si sono dovuti inventare un modo per conservare il cibo, visto che non potevano più seguire i branchi di animali e avere tutta ciccia fresca. Tutto cambia quando circa 2500 anni fa alcune imbarcazioni di coreani raggiungono e riscoprono un territorio geograficamente un tempo legato a loro. Lo trovano effettivamente uno dei più arretrati del suo tempo, se pensiamo a livello di civiltà intanto raggiunto in Occidente, ad esempio in Egitto, in Asia o in Peloponneso. I coreani arrivati sono di fatto più evoluti perché hanno vissuto il progresso cinese e trovano sta gente che vive ancora come degli erectus praticamente, quindi importano facilmente l'agricoltura, soprattutto di riso, armi e lavorazione dei metalli, una struttura gerarchica e una religione, lo shintoismo, quindi il culto dei kami. Si imporranno senza violenza, ma plasmeranno di fatto tutto secondo il loro modo di vivere. La conseguenza è che la loro sarà l'etnia dominante, che è quella che ad oggi rappresenta circa il 98% di tutti i giapponesi, ovvero la Yamato, ma ci arriviamo molto presto. Yayoi, la rivoluzione coreana. Il nome di questo gruppo di migranti prende il nome di Yayoi, che a partire circa dal 300 a.C. creano la prima società gerarchizzata di fatto in Giappone, come detto, dividendo in sostanza tra chi possiede i terreni agricoli e chi deve comprare il cibo da essi. Con il concetto un po' arcaico di proprietà nasce quindi anche quello di difesa della stessa. Ecco l'embrione di ciò che diventeranno i samurai, soldati pagati da un padrone per difendere lui e i suoi territori. Si formano i primi clan, chiamati Uji, che iniziano a combattere per il controllo delle aree più fertili e imporre il proprio potere sui contadini. Tanti clan uguale tanti casini e tanti tafferugli, finché uno su tutti emerge e li mette a bada tutti quanti, unificandoli. Stiamo parlando appunto del clan Yamato, uno dei più influenti della storia del Giappone, che come abbiamo detto dà il nome all'etnia del giapponese moderno. Il clan Yamato inoltre mette subito le cose in chiaro, dice e dimostra a tutti di essere la unica e sola stirpe divina che discende direttamente dalla dea Amaterasu, quindi ha il diritto direttamente degli dei di dover dominare rispetto a tutti gli altri, insomma eccetera eccetera, l'abbiamo già visto e risentito in tante salse differenti di tutto il mondo per legittimare in sostanza il dominio sugli altri e la discendenza regale di sangue. Perché sì, sono quelli che si inventano la figura dell'imperatore del Giappone.
Passato un po' di tempo, siamo a 2 secoli dopo Cristo, e la Cina si accorge che c'è effettivamente un lembo di terra scaccato molto vicino a lei, in cui effettivamente si sta sviluppando una piccola nazione cina. Lo chiamerà la terra di Hua, che dal carattere cinese Hua significa sottomesso, distante, nano. Beh, è sempre un inizio, no? Il clan Yamato provvederà però ad autosostituirselo con un altro carattere che si pronuncia sempre Hua, ma che significa armonia e pace. Arriva il buddismo e per lo shintoismo sono cavoli. La prima manciata di secoli di dominio del clan Yamato procede tutto sommato liscio, finché intorno al VI-VII secolo, come conseguenza di relazioni economiche fra il Giappone e la Corea, da quest'ultima arrivano oltre la scrittura anche uomini con idee e valori nuovi e rivoluzionari. Sto parlando del buddismo, che ha come promotore simbolo il clan Soga, composto principalmente infatti da coreani. Nasce quindi uno scontro religioso e ideologico che contrappone lo shintoismo dei kami, simbolo di una società legata al governo divino e alla società gerarchizzata, ormai radicato da secoli, contro il buddismo dei progressisti. Il clan Soga verrà poi eliminato a seguito di una congiura, ma ormai le idee erano penetrate nel paese. I precetti buddisti e confuciani ispirati alla Cina renderanno la società più fluida e meritocratica. L'imperatore alla fine non era poi così divino e anche le persone comuni avevano valore in quanto uomini e potevano plasmare il proprio destino. L'imperatore dunque viene relegato a Kyoto con il mero ruolo di soprammobile e bevitore di tè. Era venuto il tempo di eroici condottieri e invincibili guerrieri. Era il tempo degli shogun, i signori della guerra. I signori della guerra al comando, l'epoca feudale. Il periodo che va dal 1000 al 1600 circa è caratterizzato da guerre tra clan per il controllo dei territori. Il capo del clan più forte va dall'imperatore e si fa proclamare shogun, ovvero capo dell'esercito e di fatto leader del paese. Questo schemino riassume il tutto, c'è l'imperatore che, come abbiamo detto, comunque non contava più nulla, lo shogun, che era quello che in realtà comandava di fatto, sotto di lui i diversi daimyo, ovvero i proprietari terrieri e delle piccole armate, i samurai, i contadini, gli artigiani, i commercianti, ultimi dietro solo a coloro che svolgevano mansioni legate alla pulizia pubblica o alla cura dei cadaveri, considerate appunto impure. Degni di menzione di questo periodo sono 2 tentativi di invasione falliti che, in caso contrario, avrebbero potuto sicuramente cambiare le sorti del Giappone. A partire dalla seconda metà del 1200, infatti, le armate mongole guidate dal nipote di Genghis Khan, Kublai, dopo aver assoggettato Cina e Corea e mezzo mondo, vogliono piazzare la loro bandiera anche sulle isole del Sol Levante. Entrambe le volte però furono sconfitti da un nemico ancora più forte ed imprevedibile delle loro invincibili armate, ovvero il maltempo. Ben 2 tornadi fecero colazione con le oltre 4.000 navi da guerra mongole, impedendo di fatto uno sbarco delle truppe degli invasori che sarebbe stato fatale per i giapponesi. Con la morte del Khan le ambizioni di espansione mongole si spensero e con esse poté tirare un sospiro di sollievo il Giappone intero. Il paese fu così grato a questi uragani da battezzarli con un nome alquanto conosciuto. Kamikaze, il vento degli dei. Questo medioevo giapponese è caratterizzato sostanzialmente da conflitti e scontri continui che hanno reso celebri i signori della guerra del calibro di Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi e Tokugawa Ieyasu e ha consacrato alla storia la figura del samurai come centrale nella società giapponese, come guerriero letale in battaglia ma al contempo portatore di nobili ideali, dedito alla poesia, alle arti e alla filosofia. Chissà quanto sarebbe durato questo periodo se all'improvviso non fossero arrivati per mare alcuni uomini dalla pelle bianca, dagli occhi tondi e leggermente assetati di denaro. Arrivano gli europei, ovviamente. A metà del 1500 l'Occidente è in pieno boom dell'epoca delle scoperte. Potevi provare a scappare e nasconderti dove volevi, ma prima o poi un europeo coi baffi e barba ti veniva a scovare. Per il Giappone fu un po' casuale perché una nave cinese diretta a casa sua, a causa di una tempesta, viene dirottata sulle coste del Giappone. Questa volta il vento degli dei un po' infame però, Di per sé non è che fosse sto grande evento, se non fosse che però a bordo c'erano 3 portoghesi che si dissero, immagino, cinesi, giapponesi, a noi che ce ne frega, l'importante è commerciare. E infatti saranno i primi a vendere ai signori della guerra le armi da fuoco. I portoghesi tornano in patria e diffondono la notizia di un nuovo luogo dove poter fare denaro e dove c'è un sacco di gente da convertire. Come scusa per operare e farsi finanziare andava sempre bene. Gesuiti come João Rodrigues vissero 30 anni in Giappone imparando la lingua, la cultura, in modo da poter meglio convertire i residenti al cristianesimo, che pian piano iniziò effettivamente a far presa, trovando molti fans, riaccendendo un'altra battaglia religiosa simile a quella che avevamo già visto con shintoismo contro buddismo. A un certo punto queste 2 novità, ovvero le armi da fuoco e il cristianesimo, non è che fecero proprio molto contento il clan dominante di quell'epoca, quello Tokugawa, che era appena arrivato da un periodo in cui era riuscito a riunificare e pacificare
tutto il paese. Le prime perché potevano riaccendere gli armi dei più bellicosi, mentre il cristianesimo per un sospettino, diciamo così. I visitatori spagnoli e portoghesi, cattolici, mettevano in guardia i giapponesi dai falsi cristiani, ovvero i protestanti, che erano gli olandesi e gli inglesi, e questi facevano il contrario. I Tokugawa fecero 2+2 e si dissero: se non sono manco d'accordo loro che dovrebbero essere della stessa sponda, figurati qui che macello viene fuori. Quindi capiscono di dover eliminare il problema alla radice. Iemitsu Tokugawa sarà il primo shogun a promulgare un editto nel 1653 per bandire il cristianesimo e perseguire chiunque lo praticasse. E non contento, chiuderà il Giappone ad ogni influenza straniera vietando l'ingresso e le uscite di chiunque dal paese. Questo vero e proprio isolazionismo durerà praticamente 2 secoli e avrà effetti sia positivi che negativi. La società si rigidisce, praticamente smette di progredire sia politicamente che tecnologicamente, ma allo stesso tempo saranno anni di pace e prosperità per il popolo, perché banalmente non ci sono guerre, tutti sanno cosa devono fare e se lo fanno bene vengono retribuiti, tutti contenti. La città che fa un vero e proprio boom è Edo, scelta dai Tokugawa come la loro base. In poco più di un secolo infatti diventa una delle città più popolose del mondo, sicura, dove i furti e la violenza erano molto limitati e addirittura dotata di un sistema di riciclo di rifiuti. Questa città noi oggi la conosciamo come niente proprio di meno che Tokyo, ma della sua storia ci farò un video a parte come ho fatto per Los Angeles e New York. Questo periodo coincide anche con la prima crisi della figura del samurai, che siccome non ha più banalmente battaglie da combattere, chi non diventa un burocrate della struttura governativa si ritrova un sacco di tempo libero, ma con pochi soldi da spendersi. Guess who's back? Back! Siamo a metà dell'Ottocento. Tutto, come abbiamo detto, è abbastanza regolare, non ci sono grandi sconvolgimenti, gli europei ormai hanno accettato che il Giappone vuole farsi i fatti suoi e... Ma cosa sono quelle navi all'orizzonte? È il 2 luglio 1853 e un pescatore scorge delle nuvole nere in cielo e poi dei profili che sembrano navi. Oh, per Amaterasu, ci sono delle barche che vanno a fuoco. Avverte insomma le autorità del porto e si riunisce un gran gruppo di gente per capire che sta succedendo. Ben presto realizzano che nessuna nave sta bruciando, ma che delle strane imbarcazioni che emettono fumo stanno per approdare al porto. Sono, indovina indovinello, navi a vapore americane, che in barba alle regole giapponesi si presentano armate fino ai denti. Strano, non l'hanno mai fatto nella storia. Ma che vogliono questi americani dai giapponesi che sono lì, che fanno il loro teatro kabuki, zappano il loro riso, per sfidarli così apertamente? Vogliono le miniere di carbone e le balene. Per il sushi? No, non ancora. Per l'olio fondamentale per le industrie americane. Questa pacifica delegazione americana è comandata dall'ammiraglio Matthew Perry, che in modo molto democratico sgancia un ultimatum al Giappone, quindi ai suoi leader. O vi aprite al commercio o vi facciamo una buster call, che è in breve fare tabula rasa di un luogo finché non rimanga neanche un sassolino come prova della sua esistenza. Detto fatto, se ne vanno. Le alte sfere giapponesi sono effettivamente un po' sbigottite, però ritrovano il loro orgoglio samurai e senza paura mettono su un bel esercito per difendersi. L'ammiraglio Perry torna a febbraio del 1854, qualche mese dopo, col doppio delle navi e degli uomini. I giapponesi si guardano fra di loro e capiscono che forse è effettivamente meglio almeno farli scendere e sentire che c'hanno da dire. Seguiranno 23 giorni di trattative che porteranno effettivamente ad accordi commerciali e alla riapertura forzata dei porti. Nonostante questo obbligo americano, in realtà in Giappone c'era una bella fetta di persone che era propensa in realtà a riaprirsi al mondo, e secondo me hanno giocato un ruolo molto importante due oggetti molto particolari che sono stati regalati dagli americani ai giapponesi. Perry donò infatti in segno di pace una macchina fotografica che fece impazzire tutti i giapponesi che iniziarono a fotografarsi a ruota, e una replica in miniatura di un treno a vapore, anch'esso top orgasmico per tutti gli ingegneri del paese. Le conseguenze di questo episodio furono rivoluzionarie per la società giapponese, creando una spaccatura insanabile a livello sociale. Lo shogun era ritenuto infatti un capo imbattibile, un papà protettore di tutti, ma dal momento che non era riuscito ad impedire l'ingresso ai primi stranieri che effettivamente erano motivati a farlo, ne ha molto ridimensionato la forza agli occhi del popolo, perdendo effettivamente tutta la sua credibilità. L'imperatore, che ricordiamo era stato per secoli relegato a rappresentante religioso, bevitore in credito di tè e soprammobile, riprende il potere governativo come figura cardine della società. Questa dinamica darà l'inizio a una nuova epoca che prenderà il nome di Restaurazione Meiji, ovvero del ritorno del potere nelle mani dell'imperatore, che in questo caso fu Mutsushito. L'epoca dei grandi capi guerrieri, degli shogun, dei clan, era finita. Questa tremenda umiliazione per il paese si rivelerà però essere un'opportunità di ripartenza, un nuovo inizio. Vedremo con il prossimo blocco come questo si manifesterà, purtroppo con scelte e conseguenze che ben ci ricordiamo. Giappone alla conquista fallita dell'Oriente.
Abbiamo detto dunque che l'imperatore riprende il potere, poi si fa affiancare da un gruppo di fedelissimi ministri con uno scopo ben preciso. Questa oligarchia ruota attorno al fatto di spingere una campagna di marketing mirata a rispolverare le origini divine dell'imperatore, le stesse promosse dagli Yamato il secolo orsono per giustificare il loro potere, ma che questa volta vengono pure messe in costituzione e si punta pure su un rinnovato patriottismo e orgoglio di unità nazionale. Questo sentimento è cresciuto anche e soprattutto come risposta al trattamento che il Giappone aveva subito dagli americani, che l'aveva fatto sentire come un piccolo cucciolo di cane bagnato e indifeso sotto la pioggia. Ma era arrivato il momento di far vedere che il Giappone non era solamente pari alle altre potenze mondiali, ma addirittura superiore. Per farlo si mette in testa, probabilmente prendendo anche ispirazione dagli stessi imperi coloniali che avevano bussato alla sua porta, che i più forti rompono le balle agli altri. Ed ecco che a fine 800 il Giappone fa con la Corea esattamente come gli americani avevano fatto con loro, ovvero minacciandola coi cannoni. L'obiettivo era però ben più ampio, la Cina. Per secoli modello da seguire, grande maestro raggiungibile, ora preda per dare prova della propria forza. Tutto questo si concretizzò con la prima guerra sino-giapponese del 1895, che si concluse con una vittoria parziale del Giappone che si annetteva a Taiwan. Prossima vittima? Secondo me non te lo aspetti. Ti do 3 secondi. La Russia. Nel 1904 il Giappone le dichiara guerra, forte dell'appoggio inglese che la vide come una buona occasione per difendere i propri confini indiani dai connazionali di Ivan Drago. Incredibilmente i guerrieri col sangue di samurai collezionano un sacco di vittorie coronate dallo scontro vinto nel porto di Vladivostok. Però anche il gol brutto vale 3 punti e in questo caso vale anche un bel trattato di pace nel 1905. Il Giappone è gasato perché ha vinto le prime sue 2 guerre internazionali, ma scopre che in effetti non è poi tutto oro quello che luccica. Scopre anche infatti 2 cosucce che nessuno gli aveva mai detto prima. 1. Che le guerre vanno finanziate e il Giappone si ritrova con le tasche vuote. E 2. Non è che un paio di vittorie significa che mo a livello mondiale tutti ti rispettano e appena parli con loro se la fanno nelle braghe. I termini di questa pace non risarcivano neanche le spese belliche sostenute dal Giappone, quindi potete immaginare l'opinione pubblica giapponese quanto fu felice di questa notizia. Durante il primo conflitto mondiale, il Giappone, pur essendo schierato dalla parte della triplice intesa, schieramento vincitore, anche qui non venne chiamato a partecipare al tavolo dei grandi. Bisogna dire che non è che diedero questo grande contributo alle sorti della guerra, però anche in questo caso per i giapponesi c'era una sola unica spiegazione. A noi ricevate questo trattamento semplicemente perché siamo giapponesi, quindi non bianchi. L'ultimo affronto all'orgoglio nipponico fu quando nel 1921 a Washington venne deciso che l'ammontare massimo di armamento bellico che il Giappone avesse diritto a possedere fosse inferiore a quello di Stati Uniti e Inghilterra, benché superiore a quello dell'Italia. Questo scontento, questa rivalsa razzista di essere trattati con inferiorità, si diffuse a macchia d'olio e il caso volle che proprio in quel periodo si svilupparono un paio di movimenti di idealismo nazionale e che si sposavano proprio bene con quello che era il sentimento in quel momento del paese. Sto parlando ovviamente del movimento fascista e di quello nazista. Questo bellissimo colpo di fulmine si concretizza nel 1936 con il patto anti-Comintern con Italia e Germania, che si promettono fedeltà in ottica anti-URSS, e poi nel 1940 con il patto tripartito che estende questa difesa reciproca anche contro gli Stati Uniti. Quando la Germania invade l'Unione Sovietica, il Giappone la vede come un'occasione per ripigliarsi la Malesia e le Indie Orientali, e nonostante gli USA fossero ancora fuori dal conflitto, sanzionarono il Giappone con embarghi e blocco dei crediti. Questa situazione critica economica spinse il governo, anche se l'imperatore non era d'accordo, ad una mossa estrema: entrare in guerra con gli Stati Uniti. Fu così che il 7 dicembre 1941 la marina militare giapponese bombarda una base di un isolotto nel mezzo del Pacifico, azione divenuta abbastanza famosa come l'attacco a Pearl Harbor. Gli Stati Uniti entrano ufficialmente in guerra. C'è chi dice che gli USA sapessero in realtà che il Giappone sta per bombardare Pearl Harbor, allora lo hanno fatto apposta per tipo trappola, perché così avevano la scusa per poter attaccare il Giappone, quindi attaccare la Germania ed entrare nella guerra mondiale. Insomma, questa teoria del complotto. Però ovviamente se siete interessati ad approfondire questo evento, fatemelo sapere nei commenti e ci faccio un bel video sopra. Comunque, teoria del gomblotto a parte, il Giappone si carica, impazzisce, vuole conquistare tutto, le Filippine, Singapore, Sumatra, Hong Kong, giusto per dirne alcune. Ma non ci vuole molto però al Giappone per capire che forse, nonostante la propaganda nazionalista dei soldati come guerrieri divini, la realtà spicciola diversa e si iniziano ad incassare diverse sconfitte. All'improvviso uno schema d'attacco zemaniano diventa il pullman di Mourinho. A quel paese l'espansione salviamo prima di tutto noi stessi.
È in questo contesto che si farà uso delle forze speciali di attacco del vento divino, o semplicemente i kamikaze, in omaggio a quei venti che avevano salvato i giapponesi dai mongoli, e che forse rappresentava per loro l'ultimo appiglio di salvezza, un appiglio divino. Ma lì non c'era Dio che potesse far qualcosa. Nonostante la Germania nazista si arrese l'8 maggio 1945 e gli USA arrivarono in territorio giapponese nell'isola di Okinawa, il sogno di grandezza del Giappone era troppo intenso per finire così. Il Giappone rifiutò una proposta di resa per il ritiro degli alleati, al contrario sarebbe seguita la distruzione immediata e totale. Sappiamo com'è andata, ci sono volute due bombe nucleari e l'imperatore Hirohito capì che era meglio reprimere un po' di orgoglio a vedere l'alba il giorno dopo che non vederla mai più. Un grande cerchio apertosi con l'umiliazione americana dell'ammiraglio Perry si chiude quindi con un'umiliazione ancora più grande. Il miracolo giapponese. L'America raderà il suolo, questa volta senza bombe, il Giappone imperiale, demilitarizzandolo, deindustrializzandolo, potevo scegliere una parola un po' più facile, no? E scrivendogli una costituzione nuova di zecca sul modello democratico americano. Su una di queste tre però gli USA ci ripensa. Siccome è iniziata la guerra fredda e c'è il timore che il Giappone possa cadere nell'avanche del comunismo, in fretta e furia il paese viene investito di fondi facendola diventare la terza potenza economica mondiale fino all'arresto nel 1973 a causa della crisi petrolifera mondiale, che colpisce duramente il Giappone in quanto importatore quasi al 90% del totale. L'orgoglio giapponese, che ogni tanto serve, questa volta permette al paese di uscire da questa crisi senza troppi lividi, investendo in industrie a basso consumo, delocalizzazione e risparmio energetico. Ma anche stavolta l'orgoglio lo porta a fare qualche scelta un po' esuberante, come quella di concedere a tutti prestiti con tassi di interesse bassissimi, creando così una bellissima bolla speculativa, che generò sì per qualche tempo un'illusoria ricchezza, ma che quando scoppiò a fine degli anni 80 fece molto male al paese, perché più sei in alto, più quando cadi la botta è dura. Di positivo per noi è che questi sono stati gli anni del boom di anime, manga e videogiochi, settore di cui i più grandi celli ne hanno fatto un vero e proprio dogma e di odierna nostalgia e che oggi vive una seconda giovinezza. In Giappone, il decennio che va dal 90 al 2000 è ricordato come il decennio perduto, segnato da licenziamenti di massa, aumento di crimini e suicidi, attacchi terroristici, corruzione, perdita di fiducia nelle tradizioni, paura del futuro e sensazione di sconforto per gli sforzi andati in fumo negli anni del boom. Beh, poteva andare peggio. Con il nuovo millennio però il paese ha lentamente ripreso a crescere e tra altri bassi ha oggi comunque uno dei paesi più sviluppati al mondo e ha tante opportunità quante contraddizioni. Ad esempio non ti puoi soffiare il naso in pubblico ma puoi giocare nella testa di un Gundam. Il più recente e più impattante evento in Giappone negli ultimi 20 anni è stata sicuramente la mia presenza per qualche settimana. E questa è stata dunque l'intera storia del Giappone attraverso 9 vicende, 9 avvenimenti fondamentali che spero abbiano creato nella tua mente una specie di piccolo dépliant a cui attingere per rispondere alle domande che possono emergere a te o a qualcun altro quando si tratta di capire questo paese, una cultura così affascinante che sì è molto lontana dalla nostra ma che ha anche molte similitudini. Un paese cresciuto attraverso la combinazione di popoli e genti diverse, che ha passato secoli disunito, senza l'unità nazionale, che ha vissuto contrasti tra diversi ideali e che a un certo punto ha voluto dimostrare al mondo il proprio valore. Forse è per questo che per il Giappone proviamo un affetto speciale che a volte sembra quasi innato, perché per quanto cresciuti in condizioni storiche e geografiche completamente diverse, entrambi ci sentiamo uniti in un aspetto: la raffinatezza e la bellezza delle nostre arti, la sensibilità con cui percepiamo il mondo, si impongono più forti di qualsiasi spada mai prodotta.